io. Sì, grazie Presidente. Anch'io volevo iniziare il mio breve intervento da una lettura tratta dal libro La rabbia e l'orgoglio della grande scrittrice Oriana Fallaci, da pagina 77, relativamente alle tematiche di cui stiamo purtroppo discutendo in questo Consiglio regionale. Sull'allarme della deriva islamica, del terrorismo islamico, Oriana Fallaci. Sto parlando alle persone che pur con esempio stupide o cattive si cullano ancora nella prudenza o nel dubbio. E a loro dico: sveglia gente, sveglia, intimoriti come siete dalla paura di andare contro corrente, oppure da apparire razzisti. Non capite o non volete capire che qui è in atto una crociata alla rovescia. Non la facciamo. Abituati come siete al doppio gioco, accecati come siete dalla miopia, non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di religione. Voluta e dichiarata da una parte di quella religione, forse, comunque una guerra di religione, una guerra che si chiama Jihad, guerra santa, una guerra che non mira la conquista del nostro territorio, forse, ma che certamente mira la conquista delle nostre anime, alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà, all'annientamento del nostro modo di vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, del nostro modo di mangiare, bere, vestirci, divertirci e informarci. Non capito, non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Jihad vincerà e distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere più intelligente, cioè meno bigotto, cultura non bigotto, distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra morale, i nostri valori, i nostri piaceri. Non vi rendete conto che gli Osama Bin Laden si intendono autorizzare a uccidere voi e i vostri bambini perché vedete il vino, la birra, perché lo portate alla Barbalunga, o Chiadoma, Zimburga, perché andate al teatro, al cinema, perché ascoltate la musica e cantate le canzonette, perché ballate nelle discoteche o a casa vostra, perché guardate la televisione, perché portate la minigonna e i calzoncini corti, perché andate state nudi o quasi nudi, perché scopate quando vi pare o dove vi pare o chi vi pare. Non vi importa neanche su questo. Io sono atea, inevitabilmente atea, e non ho alcuna intenzione di essere punita per questo da questi barbari. Ma volevo provare un altro elemento di riflessione, visto che oltre ai temi che sono stati toccati davanti al turismo, davanti a questa invasione, c'è anche in discussione al Parlamento una legge sulla cittadinanza falsa che renderà cittadini italiani tanti bambini islamici. E allora volevo ricordare un articolo che è uscito oggi sul quotidiano Libero che riguarda i fatti di un comune del Lodigiano, un ghetto lodigiano, dove la sera dei fatti di Parigi bambini islamici hanno lanciato petardi e ad ogni scoppio gridavano Allah-Bar, Allah è grande. Questi bambini che frequentano le scuole pubbliche statali italiane di religione islamica, questi bambini con la legge sui Mussolini diventeranno automaticamente cittadini italiani. Sono cittadini italiani questi bambini? Sono cittadini italiani i loro genitori? Saranno mai italiani? Davanti a queste riflessioni, davanti a queste problematiche, se vogliamo salvare la nostra cultura, la nostra storia, la nostra civiltà, dobbiamo smetterla con il turismo di facciata, radical chic, di arrivare dalla deriva sessantottina e riscoprire i nostri valori. E sono valori tanti di accoglienza, anche di solidarietà, anche di libertà religiosa, ma che sono valori alla cui base, al cui fondamento si deve essere rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, e i principi fondamentali del nostro ordinamento sono quel croce fisso con il Cristo in croce, che non è solo un simbolo religioso, ma è un simbolo di libertà, è un simbolo di progresso, è un simbolo di giustizia. Grazie.